Con la barca contro gli scogli, Pratese coinvolta nella tromba d'aria che ha colpito le Baleari. Da oggi è possibile inviare le richieste di contributo affitto nel comune di Montemurlo. Al museo di Poggio a Caiano l'ultima lettera autografa di Ardengo Soffici. Elettra Lamborghini, Ricchi e Poveri e Piero Pelù in Piazza Duomo il 29 agosto per la serata di Radio Bruno. Buonasera dalla nostra redazione. Disavventura per una donna pratese rimasta coinvolta insieme al compagno in una violenta tromba d'aria che ha funestato le isole Baleari. Lei ha riportato lievi contusioni, ma l'uomo è rimasto gravemente ferito a una gamba e adesso si trova in ospedale a Formentera, al servizio di Giacomo Cocchi. C'è anche una donna pratese tra gli 8 italiani rimasti coinvolti nella tromba d'aria che il 14 agosto si è abbattuta sulle Baleari. Il catamarano sul quale erano ormeggiati nella baia di Formentera è stato risucchiato da un violentissimo vortice di acqua e vento e sbattuto contro gli scogli. Maresa Guasti, 45 anni di Prato, in quel momento era in cabina. Il compagno Francesco Albizzi, 41 anni di Montevarchi, era salito in coperta per fare colazione. La loro imbarcazione è andata alla deriva e poi è finita contro gli scogli spezzandosi. Il gruppo è riuscito a salvarsi, ma Francesco Albizzi è rimasto ferito gravemente ad una gamba e in questo momento si trova ricoverato all'ospedale di Formentera. Non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue ed è stato sottoposto a una lunga operazione. Una donna del gruppo ha perso il dito di una mano, mentre gli altri hanno riportato ferite o contusioni minori. I soccorsi sono stati prontamente allertati. Da Maiorca era partito un elicottero, ma a causa del maltempo stava tardando ad arrivare. Sulla scogliera sono accorse persone del posto, hanno lanciato una corda per salvare gli italiani alla deriva e il primo a tentare il salto sulla terraferma è stato Francesco Albizzi. Nella manovra di salvataggio l'uomo è rimasto ferito tagliandosi una gamba con lo scafo spezzato. Maresa Guasti invece ha riportato solo leggere contusioni. Lui è ricoverato in ospedale ed è in attesa di capire quando potrà affrontare il viaggio di ritorno. Per farlo avrà bisogno di un trasporto idoneo alle sue condizioni di salute. La compagna si è rivolta all'assessora Benedetta Squittieri e al sottosegretario agli esteri Giorgio Silli per avere un aiuto e sono in costante contatto con l'ambasciata italiana in Spagna e il consolato. Emergenza casa, il comune di Montemurlo stanzia 32.000 euro per l'integrazione del pagamento dell'affitto. Le richieste possono essere inviate da oggi. Anche quest'anno il comune di Montemurlo non lascia sole le famiglie in difficoltà e stanzia oltre 32.000 euro di risorse proprie per l'assegnazione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. Le domande per richiedere i contributi 2024 potranno essere presentate a partire da lunedì 19 agosto fino al prossimo 5 settembre. L'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, sottolinea come il Comune abbia interamente finanziato il bando con risorse proprie, dato che per l'anno in corso la legge di bilancio non ha finanziato il fondo statale per il sostegno al contributo affitti. Le risorse stanziate anche quest'anno dal Comune vanno ad aiutare chi non ce la fa a pagare l'affitto per morosità incolpevole, magari perché ha problemi di salute, ha perso il lavoro o un familiare. Nel 2023 furono 70 le domande di richiesta di integrazione al canone d'affitto. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE, in fascia A per un importo massimo arrotondato di 3.100 euro e in fascia B per un massimo di 2.325 euro. Tra i requisiti richiesti per presentare domanda c'è l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km da Montemurlo. Inoltre si deve dichiarare l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. È necessario dimostrare un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 25.000 euro e il non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo dichiarato ai fini ISEE. L'avviso completo ed i moduli di richiesta contributo possono essere scaricati dal sito del Comune di Montemurlo. Le domande potranno essere presentate di persona o inviate per mail.
E proprio a Montemurlo vanno avanti i lavori di rimozione di terre e fanghi di origine alluvionale di legname derivante dalle operazioni di pulizia degli alvei. A Montemurlo l'intervento ha preso il via dalla piazzola di Via Popolesco, dalla quale è già stato rimosso tutto il legname presente. Ora le operazioni di rimozione dei detriti dell'alluvione dello scorso 2 novembre sono in corso nel parcheggio di Via Udine. Anche in questo caso si tratta prevalentemente di legname ed entro questa settimana tutto il materiale accumulato sarà rimosso. Un lavoro da tempo atteso dagli imprenditori della zona che in questi mesi hanno dovuto affrontare molti disagi a causa dell'occupazione del piazzale. Successivamente gli operatori di area si sposteranno in via di Albiano, dove si trova un'altra piazzola piena di tronchi accumulati a seguito degli interventi di somma urgenza attivati per liberare l'alveo del torrente Bagnolo. Disponibili ad un confronto sulle chiusure degli esercizi commerciali nel mese di agosto, ma anche certi che se a Prato ci fossero turisti nella settimana di Ferragosto i negozi sarebbero certamente aperti. Ascanio Marradi, direttore di Confesercenti Prato, risponde così alla proposta di Federalberghi di aprire un tavolo insieme all'amministrazione comunale per rendere più attrattivo il centro nei giorni di Santa Maria. Vediamo un passaggio dell'intervista di Marradi è andata in onda nel TG del giorno. Io credo che il problema della chiusura dei negozi si manifesti essenzialmente nella settimana di Ferragosto, che è quella appena conclusa. Come Confesercenti abbiamo fatto anche un piccolo servizio, tra virgolette, facciamo sia ai clienti che ai negozi. E sul nostro sito abbiamo una pagina, abbiamo raccolto appunto le adesioni delle aziende che ci hanno manifestato la loro disponibilità a comunicare appunto l'apertura e chiusura. Questa iniziativa che a agosto noi ci siamo, in cui, come dire, tra l'altro è una pagina anche molto vista sul nostro sito, che può rappresentare nel nostro piccolo, per l'amor del cielo, anche un piccolo servizio per i clienti che sanno i negozi che sono aperti, suddivisi per tipologie, e che quindi, come dire, ho bisogno di una mesteria, ho bisogno di un'estetica di altro, posso andare a vedere chi c'è aperto. La concertazione, noi siamo ovviamente sempre disponibili quando si tratta di mettersi a un tavolo con le istituzioni e con gli altri per provare a migliorare la situazione. Io credo che, come si è sempre detto, è un po', come dire, è la domanda che crea l'offerta. Se ci fossero veramente tantissimi turisti che vengono a Prato, credo che poi troveremmo anche più attività commerciali disposte a stare aperte. La cultura al museo di Poggio a Caiano esposta all'ultima lettera autografa di Ardengo Soffici. L'evento di fatto apre alle iniziative sofficiane nell'anniversario della morte che ricorre proprio oggi. In occasione dei 60 anni dalla morte di Ardengo Soffici, il museo poggese a lui intitolato si è arricchito di un importante documento, l'ultima lettera autografa di Soffici, datata 18 giugno 1964. Il documento è stato dato incomodato al museo dall'attuale direttore Mauro Moriconi, che ne è proprietario. La lettera è arrivata a me qualche mese fa direttamente dall'erede Vallecchi, l'editore di Soffici, e la lettera è molto importante perché è l'ultima lettera che il Soffici ha scritto appunto al suo editore parlando di una possibile ristampa della sua rivista La Cerba, e questa lettera è proprio scritta 2 mesi e 1 giorno prima della morte, quindi siamo orgogliosi di ampliare la nostra collezione con questa lettera e completare quindi la visita passando proprio dal primo periodo del settennale francese fino appunto alla sua morte, che succederà oggi alla ricorrenza del 60° a Vittoria Poana, Forte del Marmi. Come spiega ancora il direttore del museo, l'importanza della lettera non risiede solo nel fatto che sia l'ultima, ma anche perché fa evincere la personalità di Ardengo Soffici. Oltre ad essere venuto a conoscenza della ristampa della Cerba, l'autore sottolinea come la rivista non ebbe mai un direttore, anche se Papini lo propose allo stesso Soffici, ma lui rifiutò. Sempre nel documento, Ardengo Soffici scrive anche di quali, secondo lui, dovessero essere il carattere del titolo, il formato e la carta della ristampa. La collocazione del documento nel museo apre di fatto alle iniziative sofficiane in occasione dei 60 anni dalla morte.
Per quanto riguarda le iniziative, a ottobre, novembre, in autunno ci sarà l'inaugurazione, proprio sempre per commemorare i 60 anni dalla morte di Soffici, e sarà una mostra che sarà appunto nel salone espositivo qua delle Scuderie Medice, una mostra appunto celebrativa e incentrata sulle figure di Soffici. Elettra Lamborghini, Ricchi e Poveri, Ermal Meta in Piazza Duomo per la Yoga Radio Bruno Estate. Appuntamento il 29 agosto per la serata inserita nella rassegna Settembre Prato e Spettacolo. Sono i protagonisti dell'estate in musica e sono pronti a invadere Prato per la serata evento di Yoga Radio Bruno Estate 2024. Appuntamento giovedì 29 agosto dalle ore 20 in Piazza del Duomo insieme a Elettra Lamborghini, Shade, Bunker 44, Piero Pelù, Ermal Meta, H7, Ricchi e Poveri, Rettore, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassman, Mannini, Sara e ospite internazionale Derin. Cast stellare per una serata a ingresso libero nell'ambito della rassegna Settembre Prato e Spettacolo, organizzata da Fonderia Cult'Arte in collaborazione con il Comune di Prato, di cui TV Prato è media partner. Elettra Lamborghini è pronta a far ballare la piazza sulle note del nuovo singolo Dire, Fare, Baciare insieme a Shade. Giocano in casa i toscani Bunker 44 e Piero Pelù. La band empolese ci farà ascoltare il nuovo singolo Estate 80, mentre con Pelù è garantito il pieno di energia sulle ali dell'ultimo album Deserti. Atteso anche il live di Ermal Meta pochi giorni dall'uscita del nuovo album Buona Fortuna. E ancora i Ricchi e Poveri con la hit Aria, Donatella Rettore con Il Senso del Pericolo, H7 con Notte Fonda, Il Tre con l'ultimo singolo Camminare sulla Luna e la rivelazione Mannini sulle note di Amore Gourmet. Tutta Vera è invece il nuovo singolo dei Santi Francesi, intriso di atmosfere estive e sound anni 80. Leo Gassman porterà con sé Capiscimi, dedicata alle relazioni dei giovani d'oggi, mentre Sara, la vincitrice di Amici, presenterà il nuovo brano Roulette. Ospite internazionale dalla Svezia, Derin, star da oltre mezzo miliardo di stream. Sul palco di Prato presenterà la hit estiva Moonlight. A presentare la serata ci penseranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari con incursioni dal backstage di Giorgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Cambiamo argomento. Poco più di un mese fa è stato abbandonato davanti alla sede della LAV di Prato. Caos, questo è il nome del cane, è stato accolto dai volontari che stanno provvedendo a tutte le sue necessità in attesa di trovare qualcuno disposto ad adottarlo. Vediamo. E noi abbiamo assistito quasi in diretta, perché siamo arrivati, si pensa, qualche decina di minuti dopo all'abbandono di un cane, Caos. Abbiamo poi sporto denuncia ai carabinieri, che è stato attaccato proprio al bandone della nostra sede, e questo rappresenta, come dicevo prima, una rarità. Quanti giorni è che è qui con voi Caos? È ormai un mese, sono circa 30 giorni che è qui con noi. E ancora aspetta di trovare una nuova famiglia? Sì, il periodo per le adozioni non è dei migliori, specialmente per quanto riguarda i cani, anche se qui devo aprire una parentesi, in realtà continuiamo a far adottare sia cani che gatti, magari con un pochino meno intensità. Cerchiamo adozione per Caos. Caos è un cane giovane, si stima che abbia circa un anno e mezzo, è molto buono, è un cane molto giocoso, e speriamo che per lui possa arrivare nel breve tempo un'adozione formidabile come quella che si merita. In questi giorni per fortuna il caldo sta dando una breve tregua, ma guardiamo come se la sono cavata i pratesi rimasti in città nel servizio di Fabio Barni. Piste ciclabili, ma solo di mattina o la sera sul tardi, piscina a numero chiuso e soprattutto l'aria condizionata dei centri commerciali. L'agosto caldo e soffocante dei pratesi rimasti in città è trascorso fra lunghe giornate alla ricerca in casa e fuori di un minimo di ristoro. Allora, in città con questo molto caldo l'importante è stare in casa con il ventilatore o l'aria condizionata, e nulla, uscire fuori alle ore più calde è impossibile. C'è chi a Prato ha passato tutto il mese, fine settimana compresi, domeniche trascorse fra le mura domestiche, fra passeggiate mattutine e shopping pomeridiano. I pratesi hanno approfittato delle piste ciclabili lungo il Bisenzio per una passeggiata o dedicarsi ad attività più impegnative, come l'allenamento sfidando il caldo di questi giorni.
Per mantenersi in forma o semplicemente per sgranchirsi le gambe, molti scelgono la pista ciclabile sul lato della ferrovia, dove una leggera brezza, seppur calda, è quasi sempre presente nonostante il sole batta forte nel pomeriggio. Anche adesso, con le temperature meno pesanti, la pista è affollata da chi passeggia tra Santa Lucia e il Ponte Datini. Shopping, divertimento e aria condizionata per i tanti che hanno passato i pomeriggi ai Gigli, dove l'afflusso è stato buono a cavallo di Ferragosto. Tempi in cui trovare parcheggio è possibile, ma non semplicissimo, soprattutto perché i posti all'ombra sono i primi a essere occupati. Con la fine delle iniziative estive e l'arrivo delle nuove proposte per l'autunno, il centro commerciale, aperto nel 1997, continua ad accogliere intere famiglie da tutta la piana, con i pratesi in prima fila anche grazie ai servizi che permettono a tutti di trascorrere del tempo in un'oasi fresca, indipendentemente dalle esigenze familiari. Tanta gente anche al Parco Prato, fra biliardini e trenino, per ingannare il tempo e dar sollievo a tutta la famiglia mentre si rifornisce la dispensa o si fanno gli ultimi acquisti prima della partenza. Domani partiamo per la Sicilia e stiamo lì una settimana e successivamente dal 27 al 30 andiamo a Barcellona. Molto caldo, però si sta bene perché c'è meno gente a giro, sicché si viaggia bene. Lo sport: Prato e Zenit vincono le amichevoli domenicali. A Ghivizzano la Zenit supera per 1-0 il Ghiviborgo, formazione di Serie D inserita nel girone E. Decisiva una rete di Falteri su calcio di rigore. Gli Amaranto torneranno in campo mercoledì prossimo alle 17.30 al Chiavacci contro l'Antella. Il Prato a Lungo Bisenzio ha superato per 3-0 il Camaiore, formazione di eccellenza. Ed è il momento dell'agenda, diamo uno sguardo agli appuntamenti di domani. Domani martedì 20 agosto alle 21.30 nell'arena estiva del Castello dell'Imperatore, Io Capitano, proiezione del film di Matteo Garrone. E prosegue al Circolo Arci di Cafaggio tutti i giorni a partire dalle 19.30 la Festa del Volontariato, manifestazione gastronomica il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo e alle anticipazioni dei programmi della serata. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Una buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Questa alle mie spalle è la mappa della temperatura a circa 1500 metri di altezza. Per questa settimana possiamo osservare i colori rossi, sono previsti gradualmente avvicinarsi al bacino del Mediterraneo centrale, andare a interessare soprattutto la penisola iberica e solo parzialmente la penisola italiana. Pertanto ci attendiamo nel corso della settimana che si apre oggi delle temperature che gradualmente si alzeranno andando a incontrare le medie del periodo. Per quanto riguarda la Toscana, per domani martedì al mattino tempo in prevalenza discreto su buona parte della regione, nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità di tipo cumuliforme sulle zone interne con qualche rovescio sparso. La giornata successiva, come detto, andiamo verso una stabilizzazione dell'atmosfera, pertanto mercoledì bel tempo alla mattino quasi ovunque, nel corso del pomeriggio di nuovo
qualche nube nelle zone dell'interno, bel tempo ancora lungo la costa, qualche rovescio sparso o meglio isolato nelle zone dell'interno. Le temperature per mercoledì sono previste in aumento per raggiungere i 28-30 gradi lungo la costa, 30-32 invece nell'interno. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.